Ricerca e scoperte. Benvenuti su Futuris. Quando si ha un cancro e vi dicono che si può fare qualcosa, si è disposti quasi a tutto. Sappiamo che l'esercizio fisico regolare consente di prevenire il diabete di tipo 2. Malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro, la demenza senile e forse persino la depressione. Mi auguro che dopo questo programma di 2 anni si potrà provare che un'attività fisica regolare porta a un rallentamento decisivo dello sviluppo del cancro. Agricoltore in pensione, sulla 60ina, 5 anni fa, a Ewald è stato diagnosticato un cancro alla prostata, da allora è in cura. Rientra anche in un protocollo organizzato dal maggior ospedale danese. I medici gli hanno raccomandato di svolgere attività fisica frequente a casa. Ogni 6 mesi si sottopone a test per rilevare, per esempio, i trigliceridi. Anche se non ho praticato sport prima, sono sicuro che una volta terminato questo programma continuerò a fare attività fisica. Già questo è un vantaggio. E poi perdere qualche chilo non mi farà male, sarà una specie di fringe benefit. La medicina sa da tempo che un'attività fisica praticata regolarmente aiuta a prevenire e a curare diverse malattie. Per scoprire però come e perché, è stato creato un progetto di ricerca europeo denominato ExGenesis. Dopo aver condotto centinaia di test su volontari, sia malati che sani, i ricercatori sono convinti di avere nuove prove scientifiche. Sappiamo che quando si svolge attività fisica il muscolo si contrae e il corpo attiva numerosi geni. Ciò non accadrebbe in assenza di movimento. Sappiamo anche che durante l'esercizio fisico i muscoli rilasciano sostanze nel sangue e questo ha un effetto sul cervello, sui grassi, sul fegato e forse anche sul cancro. Graham Hardy è un biologo molecolare britannico e coordina il progetto. Si reca spesso a Copenaghen per discutere di queste sostanze da poco individuate. Questo è il modello di una parte della struttura della proteina presente nei muscoli e in altri tessuti, che secondo noi è molto importante nel segnalare gli effetti benefici dell'attività fisica, durante la quale la proteina è attivata e attiva a sua volta diversi processi fondamentali nel corpo, mutamenti metabolici che avvengono nei muscoli durante l'attività fisica, a nostro avviso innescati da questa proteina. Mutamenti metabolici che lo scienziato Alan Vaga mette alla prova regolarmente. 3 volte alla settimana si reca in laboratorio a Copenaghen in bicicletta. Il suo campo di ricerca è il rapporto tra l'assenza di attività fisica e il diabete di tipo 2. La categoria di lavoratori col tasso più alto di diabete di tipo 2 sono tassisti e camionisti, praticamente inattivi fisicamente per gran parte della giornata. Per comprenderne meglio le ragioni, Alan ha chiesto a diversi volontari, sani, di restare a letto per 9 giorni di fila e quindi di andare in bicicletta per 30 minuti al giorno, e questo per diverse settimane. La conclusione è stata che più l'inattività fisica è prolungata, più il corpo umano diviene vulnerabile a patologie come il diabete di tipo 2. Se si passa da un tipo di vita normale a una permanenza a letto di 9 giorni di fila, si riscontrano effetti notevoli sul metabolismo del glucosio, dei grassi, sulle funzioni dei geni e altre ancora, come la produzione del glucosio nel fegato e l'insulina prodotta dal pancreas. Nel sud della Svezia, in questo centro di ricerca, sono stati condotti studi genetici complementari.
L'endocrinologo Leaf Group ha diretto un'equipe di ricercatori con l'obiettivo di individuare i geni che predispongono al diabete di tipo 2. È stato anche scoperto come questi si attivino attraverso un'attività fisica regolare, ma la ricerca continua. Vorremmo sapere quali individui traggano maggiore vantaggio dall'attività fisica e se vi sia la possibilità di influenzare quei geni che permettono di trarre maggior beneficio dal movimento fisico. L'obiettivo finale di queste complesse ricerche di tipo genetico e molecolare è di fornire terapie nuove, migliori, per il cancro e il diabete di tipo 2, ricerche però non necessariamente di tipo farmacologico. Molto presto il 10% della popolazione soffrirà di diabete e molti paesi non avranno i mezzi finanziari per le cure. È dunque necessario trovare strumenti migliori per prevenire la malattia e l'attività fisica è sicuramente fondamentale, da utilizzare anche in terapia, in quanto è meno cara di tanti nuovi farmaci. Parere condiviso anche dal fisiologo Fleming Dela, che ha in cura pazienti diabetici. La biopsia è in grado di svelare più di un segreto, dice, e questo tipo di esami rivela una grande verità. L'attività fisica quotidiana rafforza il nostro corpo. Più uno è fisicamente in forma, più sarà sano e più a lungo vivrà. Non è una novità questa. La scommessa sta nel convincere le persone che questa è la strada da prendere. Bisogna cambiare le nostre abitudini. E questa è la sfida. Una sfida raccolta da Eval Bank, che dopo una vita prevalentemente sedentaria dice di aver colto il messaggio e di volerlo diffondere. My wife follows. Adesso mia moglie segue il mio stesso programma, impegnandosi il più possibile. Facciamo jogging insieme nel bosco e seguiamo la stessa serie di esercizi. Non sempre mi sta dietro, ma fa del suo meglio. L'attività fisica non mi guarirà dal cancro, ma una vita sana e l'esercizio fisico in particolare probabilmente avranno un effetto positivo. Ed è quello che questi ricercatori stanno tentando di accertare scientificamente. L'obiettivo è di arrivare a una società europea costituita da individui sani.